L'Università delle Tre Età di San Cipriano Vicentino, istituita con delibera di giunta comunale numero 170 del 6 novembre 2012, rappresentata da Gennaro Aievoli, sindaco di San Cipriano Vicentino, Maurizio Mele, consulente delegato alla cultura, turismo e spettacolo, dal rettore, professoressa Eleonora Tortora, con le finalità di valorizzare la persona e la sua globalità attraverso la cultura che non ha età, accrescere l'autonomia e il livello cognitivo attraverso nuovi interessi e stimoli intellettuali, fornire momenti di benessere attraverso occasioni di incontro e socializzazione anche con la collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, e la nobile Accademia Internazionale di Filosofia, Studi e Ricerche Corpus Ippocraticum di Salerno, rappresentata dal rettore Roberto Schiavone di Favignana, con le finalità di incrementare gli studi e gli scambi internazionali per il benessere comune, cooperare con enti pubblici e privati per ampliare i rapporti umani, siglano il presente protocollo d'intesa. Entrambe le istituzioni, come sopra denominate e rappresentate, collaboreranno alla valorizzazione della persona e alla promozione della cultura per contribuire allo sviluppo del genere umano senza fini di lucro. Entrambe le istituzioni, altresì, potranno organizzare congiuntamente momenti di conoscenza e di scambio culturale, con particolare riguardo a tematiche di antropologia, sociologia, storia ed ecologia. San Cipriano Vicentino, 20 aprile 2018. Il consulente delegato alla cultura, turismo e spettacolo, Maurizio Mele. Il rettore dell'Università delle Tre Età, Eleonora Tortora. Il rettore della nobile Accademia Corpus Ippocraticum, Roberto Schiavone di Favignana. Il sindaco di San Cipriano Vicentino, Gennaro Aievoli. Istituzioni diverse, ma fini simili ed in primis quello del bene comune. È questo l'incipit che ha portato a siglare un protocollo d'intesa per il gemellaggio dell'Università delle Tre Età di San Cipriano Picentino e la nobile Accademia Internazionale di Filosofia, Studi e Ricerche Corpus Ippocraticum di Salerno. Entrambe le associazioni nel corso degli anni hanno conseguito risultati lusinghieri per un cammino comune, con un occhio particolare agli aspetti culturali e sociali del territorio e non solo. La firma del protocollo nel corso di un incontro che si è svolto in una affollata aula consiliare del comune dei Picentini. Noi da tempo seguiamo il lavoro splendido che fa l'Università delle Tre Età. Specifico questa cosa delle Tre Età perché il rettore ci tiene tantissimo e che vuole specificare che è fatta per i giovani, per la mezza età e per gli anziani. Noi abbiamo seguito il lavoro e vorremmo che queste persone, visto che funziona veramente bene, portarle al di fuori del comune di San Cipriano e fargli conoscere attività di solidarietà, attività di cultura, attività di tutti i generi a livello internazionale, per coinvolgerli in tutte quelle attività che noi svolgiamo in questo momento nelle 42 sedi che abbiamo nel mondo. Ed è una cosa bella perché qua parliamo di persone di questa Università delle Tre Età che stavano sempre a casa, erano persone che non uscivano, non avevano dove andare. Oggi per loro una volta a settimana ritrovarsi nella sala della cultura del comune di San Cipriano Picentino è diventato un appuntamento importante. Pure se hanno la febbre vanno lì perché è importante per loro ritrovarsi con i loro amici che hanno conosciuto in questa avventura e imparare tante cose. Queste sono le cose belle, le cose che ci portano a fare tante cose positive per chi ha bisogno di aiuto. Noi abbiamo fatto dei progetti bellissimi in Africa, dove il nostro progetto principale era quello di non far venire queste persone in Italia a trovare lavoro, ma di procurarglielo lì a casa loro il lavoro, metterli in condizione di poter fare un'attività, il barbiere, il meccanico, tanti piccoli lavori, l'idraulico, cioè abbiamo creato queste piccole scuole che mettiamo in condizione queste persone di poter rimanere a casa loro, nelle loro tradizioni, nella loro cultura, e non andare ad emigrare e poi ritrovarsi purtroppo, come sta succedendo oggi, in mezzo alla strada che stanno in queste scuole, lì senza fare niente perché
non sanno dove collocarli. L'Università delle Tre Età di San Cipriano Picentino in 6 anni di vita ha attivato circa 20 corsi tematici, avvalendosi di docenti esperti che hanno messo a disposizione professionalità e del proprio bagaglio culturale. Il gemellaggio rappresenta un modo per entrare in contatto con altre realtà che perseguono le stesse finalità. Questo gemellaggio vuole essere l'inizio di una collaborazione attiva con l'Università del Nobile Università Accademia Corpus Hippocraticum. Sarà una collaborazione dal punto di vista culturale e sociale. Avremo modo di scambiarci lezioni, di scambiarci opinioni, di scambiarci, perché no, anche visite, ovviamente. Tutto questo per incentivare la socializzazione. Perché noi dell'Università delle Tre Età di San Cipriano Picentino abbiamo dato molta importanza alla persona in quanto tale e soprattutto alla socializzazione, perché tutti possano avere momenti di cultura, di scambi di idee e arricchire anche il loro bagaglio culturale. Anche perché all'interno della vostra università ci sono tanti giovani anche. Sì, la nostra università si chiama delle tre età perché abbiamo voluto aprirla a giovani dai 18 anni in poi. Abbiamo quindi rappresentanti delle tre età, giovani, giovani adulti, giovani anziani. Con questo gemellaggio, ha dichiarato il sindaco del comune di San Cipriano Picentino, diamo la possibilità anche ad altre persone di partecipare a questa grande avventura. È una bella iniziativa che in modo particolare punta alla socializzazione delle persone della terza età, che appunto grazie ai vari corsi possono ritrovarsi e possono far sì di proseguire le proprie attività nel sociale, perché troppo spesso viviamo in un mondo dove le persone arrivate in modo particolare nell'epoca della pensione abbandonano tutti i loro interessi e si chiudono in se stesso. Quindi questa attività vuole far sì che queste persone partecipino in modo attivo a tutte le iniziative che si portano avanti come comunità. La cultura come motore della vita, è proprio così? Sì, è proprio così. Noi l'abbiamo sperimentato con l'istituzione appunto dell'Università delle Tre Età, istituita già da un po' di anni a questa parte, dove arrivano persone che ovviamente vogliono arricchire quello che è il loro bagaglio culturale, ma non solo. Oltre alle attività culturali che si fanno insomma, all'interno dell'università, vi sono attività ludiche che sicuramente insomma, arricchiscono la persona come essere umano. Tanto ho voluto sottolineare la figura di Antonio Genovesi, grandissimo esponente dell'illuminismo partenopeo, il quale sosteneva il concetto della pubblica felicità. Già nel Settecento lui aveva capito che se il popolo era felice, lavorava e quindi non doveva essere sacrificato, anche la nazione ne avrebbe provato giovamento sicuramente. Quindi credo che lui abbia anticipato i tempi. Oggi forse ci siamo ritornati un pochettino indietro, perché come insomma il periodo che stiamo attraversando sicuramente non è un bel periodo. Noi diciamo alla cultura, frequentando giornalmente gli uffici comunali, tocchiamo con mano i problemi della gente, quindi ci rendiamo conto maggiormente del periodo di crisi che stiamo attraversando. Nel corso dell'incontro l'ingegnere Antonio Moretta ha voluto trasferire il suo know-how sulla riqualificazione energetica dei fabbricati, un progetto che parte dalla Regione Sicilia e che insieme all'Università delle Tre Età, dell'Accademia Internazionale Corpus Ippocratico e di altri Atenei vuole arrivare ai piccoli comuni campani. Il messaggio è a favore dell'energia, quella lì di aiutare i piccoli comuni a godere delle enormi finanziamenti che oggi hanno, vanno fino all'80-90% del l'importo nella riclassificazione degli edifici, che attraverso questo sistema domani consumeranno la metà o molto meno di metà dell'energia che oggi consumano, ma soprattutto
disporranno di una quantità di energia prodotta dalla spazzatura per poter diminuire le tasse. Il problema, Businis, è: io non ho neanche il denaro fuori dell'agevolazione, quindi quel 15, 20, 30%. Allora il disegno che vorremmo noi come Università Ippocraticum portare avanti, convincere le regioni, lo sto facendo in Sicilia da consulente, perché non farlo in Campania, a intervenire finanziando a nostra volta o agevolando o garantendo i mutui e i finanziamenti dei comuni per potersi dotare degli strumenti per riclassificare gli edifici pubblici e raccogliere la spazzatura in maniera convenzionata e produrre dalla spazzatura quell'energia che intende abbassare i costi enormemente. Tempo 5 anni, bisogna rivoluzionare tutto. E questo lo può fare l'università in accordo con Enea, CNR e le facoltà di ingegneria.